Buongiorno, amore. Meno male che oggi riposo. Tu riposi, io non riposo mai. Ma il lavoro mio è pesante, oh. Se almeno una volta a settimana, su 7 giorni mi devo riposare. Pesante? Allora oggi prova a fare quello che faccio io tutti i giorni senza mai riposare e vediamo se è più pesante andare a lavorare o stare a casa. Vabbè, amo, ma io stavo a dire così, oh. Mica ti incavolà. No, bello mio, oggi ti faccio passare una giornata delle mie, vieni? Per prima cosa comincio a lavare i piatti, mentre io faccio quello che fai tu quando riposi. Sul divano c'è da cucinare adesso. Amo, amo, c'hai ragione. È più faticoso sta a casa. Però gliela faccio cucinare te. Te prego. Domani vado subito al lavoro. Aiuto. Amore, sono proprio curiosa di vedere quello che mi hai regalato per il compleanno. Amore, ma che c'hai? Amo, ma guarda un po' quel velo tutto appannato. Dove? Là, hai visto? Ma saranno stati i bambini? No, guarda, Sicuro mo. sono stati i bambini. Vedi che ti sei fritta, dai. Sì. Sento debole, fermate testa. Ma sono andata a prendere le carote, si è addormentata. Ma che ne so, mi sono accasciata. Tieni, vedi un po' se ti piace. Sapere che mi piaceva questa. Amore, senti, stavo a pensare, che ne dici se andiamo Oh, allora, già sei partita male. Andiamo. Che ti ho detto mille volte? Chi decide dentro sta casa? Io. Vabbè, ma magari domani potremmo andare Ancora. Allora, hai capito? Qui dentro decido io. Tutto il quartiere sa chi decide dentro sta casa. Ok? E non te voglio mai più di. E basta! Amore, allora io vado a fare shopping. Amo, mi raccomando, sai, sto mese c'è avuto un sacco di spese, non spende più di 50 euro, Tranquillo. Amore, guarda che cosa mi sono fatta, l'iPhone Pro 14. Scusa? Ma ho capito bene. L'iPhone. Costa 1400 euro, ma che te sei impazzita? Amore, ma io ho fatto quello che tu mi hai detto, non ho speso più di 50 euro. Infatti, ho speso 41 euro per i prossimi 30 mesi. Ciao. Amo, allora porto sta ragazzina al parco, eh? Ma non mi porti a fa shopping? Amo, ma quello è shopping, non ci stanno i soldi. Vabbè, dai, vado a quelli che c'ho da fa. Te lascio a casa? Sì, non mi va di venire al parco. Vabbè, Emily, passa davanti con papà, va. Ciao. Ciao, ciao. Papà, però io non voglio andare al parco, voglio andare a fare shopping. Vabbè, papà ti porta a fare shopping, però non di niente a mamma, ok? E ho speso solo 250 euro. Non ho capito bene. Hai speso 250 euro. Ma che te sei ammattita? Cosa? Tu adesso stai pensando ai 250 euro quando io ho fatto tutto questo per te? Per essere bella ai tuoi occhi? Dai, amo, scusa, c'hai ragione, sei bellissima. E qua. Ciao, amo! Ciao, amo. Guarda un po'.
Ti piacciono? I capelli con la barba? Come sto? Carini, quanto hai speso? 20 euro. 20 euro? Ma ti sei scordato che c'è una famiglia con due figli? Amo, ma io ho fatto per essere bello agli occhi tua. Per essere bello davanti agli occhi miei? Intanto stasera per cominciare ti mangi la pasta in bianco con un filo d'olio e i tuoi figli si mangiano la carne. Si pensa prima alla famiglia e poi a se stessi. Impiastro. Amo, amo, non puoi capire? Ho comprato un terreno edificabile e ci sto a far costruire una casa, una villa tutta tonda. Amore, ma veramente? Però scusa, perché è così strana, tutta tonda? Ma come perché? Perché tua madre mi ha chiesto se ci sarà un angolo per lei. Amo, amo, dove sei andato? A casa, amo. Fermati un attimo là che devo comprare il pane e il latte. Un attimo ci metto. Il pane e il latte? Sì. Va bene. Ecco amore, pane e latte, andiamo. Ma dove vai? Aspetta, prendo almeno le banane, le mele, fammi vedere quello che c'è. Fatto, andiamo. Quant'è? 64,16. 64,16 e due per pane e latte. E se due fa la spesa io devo staccare un assegno.